Proseguiamo oggi la presentazione della Polonia parlando della sua economia. Un'economia che ha certamente grandi industrie, ma che è caratterizzata soprattutto da piccole e medie imprese. Vediamo nel servizio che segue i tratti principali dell'economia polacca. L'economia polacca ha conosciuto nella seconda metà degli anni 90 un ritmo sostenuto nella crescita del prodotto interno lordo, che oggi si attesta intorno a 9.900 euro pro capite. La Polonia ha ottenuto nel passaggio all'economia di mercato i migliori risultati insieme all'Ungheria tra i paesi dell'ex blocco comunista. Dopo la rinascita alla democrazia nell'agosto del 1989, un vertice di 24 nazioni svoltosi a Bruxelles ha stabilito un sostanziale piano di aiuti alla Polonia sul piano commerciale e della cooperazione economica. Oggi il sistema economico polacco è sempre più fondato sui servizi, che ammontano al 66% del prodotto interno lordo, seguiti dall'industria, che ne produce il 24%. L'agricoltura concorre al 3% nella formazione del PIL, ma occupa ancora un quinto della forza lavoro polacca. Le principali coltivazioni in Polonia sono dedicate ai cereali. Il paese è il primo produttore mondiale di segala, mentre grano, orzo ed avena sono prodotti anch'essi in grandi quantità. Barbabietole e patate, di cui la Polonia è il terzo produttore mondiale, rappresentano le altre coltivazioni importanti del paese. Diffusi sono gli allevamenti di suini e bovini, che alimentano l'industria lattiero-casearia e degli insaccati. La Polonia è ricca di giacimenti minerari. Il sottosuolo polacco è innanzitutto ricco di carbone, ma anche di rame, zinco, piombo e lignite, che alimentano una considerevole industria siderurgica nel sud del paese, a cui si affianca un importante settore meccanico. L'industria agroalimentare rappresenta un altro settore economico importante e ricco di potenzialità di sviluppo, anche se è necessario un adeguamento agli standard produttivi fissati dalla normativa europea. Numerosi sono i birrifici. Di fondamentale importanza sono i cantieri navali di Danzica e Stettino, mentre considerevole è il settore tessile nella regione di Lodz. In questo quadro, il piano di privatizzazioni varato dal governo polacco ha subito un rallentamento negli ultimi anni ed ha reso meno di quanto previsto. Ciò è legato anche al fatto che le società con una situazione finanziaria migliore sono già state vendute ed ora i settori rimasti sotto il controllo pubblico rappresentano i comparti meno appetibili finanziariamente, quali l'energia, la chimica pesante, la siderurgia, l'industria della difesa. A frenare il processo di dismissioni, tuttavia, è stata anche la volontà del governo di procedere con un piano di ristrutturazione da mettere in atto prima della privatizzazione. Va altresì detto che il settore privato si è sviluppato piuttosto rapidamente, fino ad essere attualmente responsabile del 70% delle attività economiche del paese. Dal punto di vista delle infrastrutture, la Polonia risulta piuttosto carente nella rete autostradale, ma anche le ferrovie necessitano di un ampliamento, mentre aeroporti e porti devono essere ammodernati e potenziati. Il quadro economico della Polonia è comunque complessivamente in miglioramento, dopo alcuni anni caratterizzati da una brusca frenata della crescita. I robusti investimenti che si stanno riversando sulla Polonia contribuiranno certamente al recupero dell'economia polacca, creando le condizioni per una più efficiente economia di mercato. Domani continueremo a parlare di Polonia occupandoci della cultura del paese.